Grazie Presidente. Ci apprestiamo a votare oggi in aula un provvedimento assolutamente importante, un provvedimento innovativo per la nostra città che consentirà da subito e per i prossimi anni l'installazione da parte di più operatori specializzati nel settore di centinaia di impianti di ricarica per i veicoli elettrici. Oggi la nostra città, ahimè, non è adeguatamente infrastrutturata per questo tipo di veicoli che sono a ridotto impatto ambientale, hanno delle emissioni praticamente nulle, ma non solamente delle emissioni nulle da parte degli inquinanti, ma pensiamo anche all'inquinamento acustico che oggi è un fattore importante e, ahimè, delicato per la nostra città. Quindi non sto qui a ricordare i vantaggi dei veicoli elettrici, ovviamente. Ma appunto le opportunità che si produrranno subito a partire dai prossimi mesi per tutti i gestori e le imprese che vorranno realizzare degli impianti di ricarica. Il regolamento è molto innovativo, devo assolutamente ringraziare l'assessore Meleo che ha lavorato su questo provvedimento e il Dipartimento Mobilità e Trasporti e Roma Servizi per la Mobilità che ci hanno coadiuvato in questo percorso perché dicevo il regolamento è molto innovativo. In realtà, Presidente, però non vorrei essere malato di protagonismo, però c'è un po' troppo rumore di sottofondo in aula. Chiederei ai colleghi un minimo Certo, di... Faccio consigliere. fatica Allora ad invito ascoltarmi i da solo, colleghi sinceramente. a non interrompere l'intervento del consigliere. E un attimo solo, consigliere, il pubblico a seguire in silenzio la seduta. Grazie mille. Prego, consigliere. Grazie. Dicevo, è un regolamento innovativo perché a differenza di altre città, di altre esperienze europee, andiamo a semplificare le condizioni per consentire poi all'interno di oltre 300 ambiti della nostra città, che saranno delle aree di raggio di, se non erro, 300 metri, all'interno di questi ambiti con una procedura burocratica molto semplificata e sappiamo quanto vale a Roma la semplificazione della burocrazia e senza dover pagare canoni di occupazione di suolo pubblico. Tutta una serie di gestori che rispettino determinate condizioni potranno installare questi impianti di ricarica. Un pochino, diciamo, il principio è quello che oggi governa il car sharing a flusso libero nella nostra città, cioè noi come amministrazione dettiamo delle condizioni e poi qualsiasi operatore che le rispetti può in maniera molto semplice e rapida iniziare a lavorare. Infatti vediamo gli aspetti positivi sul car sharing a flusso libero, dove oggi abbiamo diversi operatori che ovviamente svolgono un lavoro anche di supporto alla rete del trasporto pubblico. Quindi questo regolamento, dicevo, consta di queste aree che sono state individuate dal Dipartimento della Roma Servizi della Mobilità, sono le aree della nostra città dove c'è un maggior carico di residenti e di addetti e appunto all'interno di queste aree le imprese potranno realizzare questi impianti di ricarica. Un altro principio importante che abbiamo inserito nel regolamento è che non è che si sveglia un singolo operatore, si mette 10 colonnine sotto il proprio magari punto strategico e basta, ma gli operatori che vorranno installare queste colonnine dovranno gradualmente, in base a determinate proporzioni, installarle in tutte le 6 aree del PGTU. Quindi questo significa, io lo semplifico sempre con un esempio. I numeri non sono quelli, ma l'idea invece è quella che l'operatore che decide di mettere 10 colonnine a Via del Corso dovrà installarne anche 2 a Tor Bella Monaca. Quindi in questo modo ovviamente tutta la città, non avremo delle infrastrutture sempre e solamente concentrate sul centro storico, ma ci sarà una rete capillare in tutta la città. Questa sarà una rivoluzione non solamente per i mezzi privati, ma pensiamo anche ai taxi che avranno l'opportunità di acquistare dei veicoli elettrici perché finalmente avranno una rete capillare di infrastrutture di ricarica, pensiamo al mondo del carico e scarico merci, delle consegne e così via. Quindi veramente una piccola rivoluzione, frutto del duro lavoro di questi mesi di tutto il Dipartimento Mobilità, dell'assessorato, della Commissione e di Roma Servizi e che oggi andiamo a sancire in aula. Personalmente abbiamo anche preparato dei piccoli emendamenti per ritoccare e introdurre alcuni aspetti innovativi sui quali mi riserverò in maniera veramente rapida di intervenire successivamente. Grazie Presidente.